Parliamo ora di quest'altro impianto, sempre realizzato interamente da me. Andiamo ad aprire la nostra valvola, facendo attenzione al colpo d'ariete, quindi con una manovra di apertura lenta. E andiamo a vedere, qui è semplicemente collegata una canna mediante click-clack convenzionale, e qua invece si collega al tubo in pressione con tubo gocciolante. Ve lo faccio vedere meglio, adesso è venuta un po' di ombra, perdonatemi. Qui c'è un semplicissimo click-clack che però entra in una serie di adattatori che permettono all'acqua, prima di entrare appunto nel tubo gocciolante che è in pressione, di passare da questo che è un filtro. Io lo tengo lavato e cambio anche la spugnetta circa una volta all'anno, di modo che detriti, se magari avete un'acqua non potabile o di pozzo eccetera, in modo che detriti vari non vadano appunto nel tubo gocciolante e non vadano ad ostruire, come voi vedete adesso appena metti a fuoco, queste zone dove appunto l'acqua gocciola e va appunto ad irrigare le vostre piante. Esatto. E quindi reputo molto utile, sì, ci sono una serie di raccordi, è vero, ma reputo molto utile l'utilizzo di questo filtro, proprio perché va ad evitare spiacevoli situazioni magari di dover sostituire tutto il tubo, perché ormai l'acqua non esce più dai propri fori. Spugnetta che tengo lavata e che cambio comunque una volta all'anno. Da qua prosegue tutto il tubo gocciolante, ma andiamo alla parte più interessante dell'impianto, che invece è posta più a valle. Qui abbiamo appunto il nostro tubo gocciolante che, come vedete, arriva dalla presa di monte. Qui abbiamo una valvola per poter isolare l'impianto, quindi per far funzionare l'impianto solo fino a questa parte. Ci tengo molto a queste cose, quindi appunto l'ho inserita. Qui abbiamo invece, un po' nascosto, vediamo se riesco a mostrarvelo, esatto, ormai è integrato nella vegetazione, uno snodo, in quanto un tubo prosegue diciamo in alto verso questo video, l'altro invece sulla destra, e vanno appunto ad irrigare due zone differenti. Ma passiamo appunto alla parte veramente interessante. Come noi notiamo, dal tubo gocciolante che arriva appunto da questa zona, lo vedete anche voi, parte una diramazione con una valvola, anche qui molto ben integrata ormai con la vegetazione. Qui appunto è posto un fermo per tenere fermo diciamo la valvola di manovra, e qui via la valvola. Questa volta l'ho preferita, come voi vedete, metallica, perché questa è una valvola che va attuata spesso, e quindi almeno ho l'affidabilità appunto di una valvola metallica, che dovrebbe se non altro resistere e rompersi con meno facilità. Ma passiamo appunto alla parte interessante, quindi andiamo ad aprire questa valvola e a mettere in pressione anche la parte degli spruzzini, perché in questo impianto è integrato appunto degli spruzzini interrati proprio nel terreno. Quindi andiamo subito a vedere, apriamo anche qua lentamente, e noi vediamo subito che aprendo entrano in funzione appunto questi due spruzzini che mi vanno a rigare la parte, diciamo questa parte di giardino che prima era sprovvista di un impianto automatico e quindi d'estate si rischiava di seccarsi eccetera eccetera, e mentre invece il resto diciamo del giardino, dato che è un po' in pendenza, lascio fare un lavoro di drenaggio, di scorrimento naturale dell'acqua. Da quando ho fatto questo impianto non ho più avuto problemi. Da qua, come voi vedete, il tubo inizia ad interrarsi. Qui ho fatto io stesso lo scavo e quindi ho messo il tubo appunto in profondità, ma neanche una profondità eccessiva, e va appunto ad attuare questi due spruzzini che sono stati acquistati appositamente con un getto di 180 gradi, in modo da bagnare soltanto il prato e non la parte del camminamento calpestabile, e sono stati anche diciamo studiati rispetto alla pressione che c'è nell'impianto e quindi quanti metterne e a che distanza, per avere appunto un'irrigazione ottimale. Passiamo anche al secondo, ve lo mostro da qua. Esatto, qui dove c'è l'ombra, che magari si riesce a intravedere un po' meglio, e appunto in questo modo, con questa pressione che avevo, riescono a coprire tutta l'area diciamo su questa lunghezza, fino anche ad irrigare questa aiuoletta, che quindi non necessita di ulteriore irrigazione. Ma vediamo comunque come io abbia lasciato, vediamo se il telefono riesce a mostrarlo, anzi forse prima mi conviene spegnere. Vediamo anche come qui abbia lasciato nella parte terminale una fuoriuscita del tubo, questo per collegare un eventuale altro impianto di irrigazione, magari un gocciolante su queste aiuole, anche se abbiamo già visto che già lo spruzzino basta e avanza, ma soprattutto per non andare a lasciare morire il tubo nel terreno, e quindi con il rischio di non trovarlo più, di non sapere più dove fosse collocato. Quindi molto importante anche per avere sempre sott'occhio e bene a mente dove appunto il nostro tubo è collocato, anche per sviluppi futuri o per eventuali perdite o riparazioni. Bene, detto ciò, penso di avervi mostrato tutto, ancora qualche breve sequenza sugli spruzzini in funzione, e arrivederci al prossimo video. Spero che vi sia interessato, vi invito a commentare per qualsiasi domanda o chiarimento. Dimenticavo di dirvi, altra cosa molto importante è la corretta altezza diciamo dal tubo per arrivare a una corretta altezza e arrivare al livello del prato. Infatti quando si fa lo scavo vi sono poi degli appositi adattatori che permettono di alzare o abbassare lo spruzzino in modo da averlo appunto ad altezza terreno. È importante per il suo corretto svolgimento della sua funzione, per far sì che tagliaerba o dei cespugliatori non lo rompano, e quindi diciamo così è come è stato realizzato. Detto ciò, appunto, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Un saluto dal Bibatti.
Bene, eccoci ad una prima rapida disamina del nostro impianto. Come noi notiamo, qui ci sono le cisterne di accumulo appunto dell'acqua, di riserva d'acqua, e di cui poi vi parlerò in seguito, adesso non è il momento e il luogo. Qui abbiamo la nostra pompa che appunto mette in pressione e pressurizza tutto il nostro impianto, e ora parliamo dell'impianto appena creato. Allora, come voi vedete, qui ho creato a questa presa appunto uno sdoppiatore, di modo che da un lato vada alla canna, quindi all'irrigazione dell'orto, che in questo caso adesso è chiuso, dall'altro lato invece inizi a far entrare in pressione e a portare acqua appunto al nostro impianto. Quindi vediamo che il tubo segue già quelli preesistenti senza creare ulteriori danni o fastidi, è appunto ben fascettato e ben collocato in opera, e si alza fino ad arrivare a svolgere la sua prima funzione, che è quella di irrigazione degli oleandri. Ora salgo e vi mostro. Qui appunto inizia l'irrigazione degli oleandri, che dovrebbe avere un ugello di questi che vedete qui per pianta. Questi sono ugelli da 8 litri ora a un bar, quindi se abbiamo un bar, la nostra pompa fornisce una prevalenza, una pressione di un bar nel tubo, avremo 8 litri ora con questi ugelli. Vi sono anche da 4 e da 2, ma questi sono oleandri, quindi non ho bisogno di gran portata d'acqua. Dovrebbero averli appunto uno per pianta, ma purtroppo adesso li ho finiti, dovrò appunto inserirli. Come noi vediamo, appunto in ogni vaso è stato messo questo, che è un tondino d'armatura, un acciaio ad alta resistenza appunto usato per le armature, che io avevo a disposizione. È stato piegato da me, quindi a mano, proprio con le mie mani, cioè non a mano con degli strumenti, proprio con le mie mani, è stato piegato, piantato qui con una mazza, e noi vediamo che ho messo anche questo fil di ferro per evitare trazioni da quel lato della tubatura, di modo che resta fisso e non vi siano trascinamenti che poi portino a spostare ad esempio questi ugelli, di modo che appunto il tutto resti fermo. Come noi vediamo, poi negli altri non c'è stato bisogno, perché sono riuscito ad arrivare fino in fondo, mi sono tarato, diciamo, di là era troppo lungo, con il mio ferro d'armatura, così come anche in questa parte. Quindi notate il buco dove andrà inserito appunto il gocciolatore da 8 litri ora a un bar. A questo punto abbiamo, perché io quando faccio gli impianti ci tengo sempre a queste cose, una valvola, in quanto possiamo o bagnare solo gli oleandri oppure passare al secondo, diciamo, impianto. Qua era un tubo del 16 di diametro, qua è sempre un tubo del 16, ma qua è un gocciolante. Quindi qua che siamo nel prato inizia a gocciolare, noi vediamo che qui dove c'è l'albero abbiamo una presa, perché poi in futuro potremo mettere ad esempio un gocciolatore, un'irrigazione maggiore per l'albero. Qui il tubo sempre gocciolante fa 3 giri intorno alla pianta, adesso purtroppo è nuovo quindi deve un po' prendere la forma, dopodiché inizia a proseguire per tutto il giardino, anche qua è nuovo quindi gli sto facendo ancora prendere la forma, vedete che penso che arrivando domani la forma sia presa, e inizia appunto tutto il suo percorso gocciolante, andrà a bagnare il prato, così come anche la salvia, il rosmarino e tutte le varie spezie. Quindi questo per ora è l'impianto, grazie per avermi seguito e arrivederci al prossimo video.